è Morgana, è una cagnolina timida, non è socievole, si fa prendere in braccio ma ha molta paura, serve una mamma particolare, perché deve diciamo, gli deve dedicare tanto tempo e deve avere anche esperienza. Sì, esperienza e tanta pazienza. Sicuramente è stata maltrattata, ha paura dell'umano e quindi ogni volta che la prendiamo in braccio lei cerca di scappare, però è così. Eccola qua. Ok, tranquilla. È una cagnolina non più di 7 kg, 8 kg, ma perché... Solo perché è cicciona. Perché mangia troppo. Sì. Però sarà una cagnolina di 6 kg, taglia piccolissima, è molto garbata, molto sa stare con tutti, perché lei sta nella stanzetta con Speranza, con Lady e con quell'altra Fiona. Fiona, eccola qua, è una cagnolina veramente dolcissima. Cerchiamo veramente un'adozione del cuore, perché è importante per lei andare in una casa, stare tranquilla e piano piano riprendere e avere fiducia degli umani, perché sicuramente ne ha passate tante. Lei è la cagnolina che viveva con le galline, ti ricordi? Sì, viveva con le galline e non tutti la trattavano bene, perché quando andava nelle campagne la maltrattavano, gli davano botte e la facevano scappare perché non la volevano perché avevano paura che magari rimanesse incinta e gli partorisse là. Eccola qua, si vede dallo sguardo che lei è impaurita, però è dolcissima, si fa accarezzare, vuole le coccole, ma sempre sta sulle sue, perché non si fida, e ha ragione a non fidarsi, perché l'umano è così, loro sono come dei giocattoli, sono come delle cose che si possono buttare, si possono picchiare, si possono fare qualunque cosa, e questa è la cosa più brutta che esiste al mondo, perché per trattarli male ci vuole veramente tanta cattiveria, e di cattiveria nel mondo ce n'è tanta. Guardatela qua che bella, è un amore. Ehi, dai, tranquillo, dai, però si fa abbracciare, si fa coccolare, io ogni volta con Laura la dobbiamo prendere, perché se non la prendiamo in braccio, però lei si va a nascondere. Però viene incontro e vuole fare le feste, però non ha coraggio di farsi toccare. Ha coraggio di farsi toccare, e taglia piccolissima, è un amore, vero? Coccolone. Dai, digli, ecco, ha già visto una macchina e già si è messo sul chi va là. Eccola qua. Non ti preoccupare, stai tranquillo, dai. Stai tranquillo, dai. Vediamo che succede mettendo. Un po' cicciottella, papà Tony mangia troppo, Sì. Guarda la cosa che ce l'ha. È preoccupatissima. Confidenza, guardate. Sì, gli piace Snoopy, non ho capito perché, che ci trova in questo brutto. Guarda, è da quando ha visto Snoopy che è diventato simpatico. Si è innamorato. Guarda che lui fa così con tutte le ragazze, eh. È un gran fanatico questo ragazzo, eh. Morgana fa così con tutte.